Io voglio sottolineare qualche cosa che ho già detto da 40 anni a questa parte, ma oggi si rende ancora più necessario. È vero che primum vivere dei de filosofari, prima bisogna mangiare e poi dopo si fa tutto il resto, ma è anche vero che senza la cultura la società si abbrutisce. E poiché questo è uno dei centri culturali più importanti del mondo, io sono sicuro che da domani, come è stato fatto anche fino adesso, ancora di più si dia importanza alla cultura di questa città, che forse non tutti i napoletani sanno che ha un tessuto culturale molto, ma molto più importante di quello che voi credete che ci sia. Io sono un figlio di questa città perché mia madre, come ho detto altre volte, quando gli domandai, le domandai, ma perché da Molfetta andavi a Napoli a partorire? E lei, senza sapere che il figlio avrebbe fatto, uno dei figli avrebbe fatto il giramondo, disse, e perché non ci sia mai, si è girato il mondo e vi domandano dove siete nato, e voi dite a Napoli, il mondo vi rispetta. Questa era la frase di una napoletana verace, di una vera napoletana tosta. E già dal momento che ho detto questo aggettivo, io sono uno tosto, ma non sono tosto perché ho studiato a Berlino, a Vienna o a Londra, perché ho studiato a Napoli. E voglio dire, cioè, c'è una napoletanità che possiamo definire teutonica, che nasce poi dal, non dimentichiamo, Federico II di Svevia, no? I Normanni, eccetera, eccetera. E quindi passo la vita oggi, che sono nell'autunno della mia vita, a cercare di convincere, girando il mondo, che essere napoletani non significa essere identificati con certi elementi che finiscono di essere la parodia del folklore napoletano, ma noi siamo gente molto disciplinata e molto tenace. E quando non lo siamo disciplinati, poi diventiamo anche simpatici al mondo. Ma questo non deve essere preso superficialmente. Però voglio dire, state vicino a questo teatro, non è solamente la serata di oggi, state vicino a questo teatro perché questo è uno dei teatri importanti nel mondo e merita l'attenzione. E quando dico teatro non mi riferisco solamente alle mura, alle persone che qui dedicheranno la loro vita e hanno dedicato la loro vita per far sì che la gloria di Napoli continui sempre. Arrivederci.